Benvenuti su Asset Management, la trasmissione di Le Fonti TV. Oggi parliamo del mercato finanziario europeo dopo le elezioni e ne parliamo con Enrico Ascari, presidente di Quantix SIM, e con Carlo Benetti, Market Strategist di GAM Italia. Benvenuti. Grazie, buongiorno a tutti. Abbiamo visto il voto che si è avuto dopo le elezioni europee, che sostanzialmente ha mantenuto i partiti tradizionali in Europa, i popolari, quindi i socialisti, hanno mantenuto le loro posizioni pur perdendo alcuni seggi in Parlamento, e non c'è stata quella grande avanzata che si palesava dei partiti popolari, però ci sono degli equilibri un po' diversi, nel senso che ormai la coalizione che c'era prima tra popolari e socialisti dovrà comprendere anche delle altre alleanze, in particolare i liberali e verdi che hanno guadagnato in Europa. Ma al di là dei risultati delle elezioni europee, quello che ci importa adesso capire è le conseguenze che ci possono essere, che ci saranno sui mercati finanziari in Europa e sulla politica economica europea. Benetti, cosa ne pensa? Ah, questa è una buona domanda, perché noi viviamo, i mercati finanziari vivono da tempo sotto il segno dell'incertezza politica, che però si presenta come una matriosca la cui unitarietà è solo apparente. Lei ha ricordato come tutto sommato il nuovo Parlamento europeo non è molto dissimile, al di là degli equilibri di maggioranza europeista tra i partiti tradizionali, con i verdi e i liberali. Questa è la bambolona, ma se noi apriamo e guardiamo dentro, se spacchettiamo la matriosca, vediamo che ci sono dei risultati nazionali che cambiano gli equilibri. C'è la Brexit, naturalmente, con il paradosso della partecipazione alle elezioni alle quali avevano detto basta, l'affermazione del partito Brexit di Farage. Abbiamo le crisi in Austria, in Grecia. Le elezioni anticipate si avvicinano in Italia o anche in Germania, con il risultato al di sotto delle attese del Partito Socialdemocratico. Insomma, abbiamo un quadro più composito. Le conseguenze, lei chiedeva, sulle istituzioni, sulla politica economica, io direi che se assistiamo alla avanzata del nazionalismo o del sovranismo, come lo si dice, anche i partiti tradizionali avranno maggiore difficoltà a promuovere l'integrazione. Verosimilmente, probabilmente avremo una commissione meno amica nel confronto del quale grande debitore, e una commissione, dicevo, meno amica, e probabilmente anche un rallentamento nel processo di integrazione. Ad esempio, cosa che per l'Italia sarebbe invece molto utile, il perfezionamento dell'unione bancaria. Ecco, comunque un'integrazione che comunque va avanti, anche se effettivamente magari ci possono essere delle incertezze per quanto riguarda tutte le riforme che erano state avviate in precedenza, delle incertezze relative ai tempi. Ma diciamo che l'Europa viaggia a una velocità terribilmente lenta, quindi gli ultimi 10 anni della convergenza europea sono stati 10 anni di sofferenza, sono stati una via crucis, perché la gestione della grande crisi finanziaria di 10 anni fa è stata molto molto difficoltosa. L'esito di queste elezioni non è imprevisto, come diceva Carlo, io sono assolutamente d'accordo con lui, è un esito abbastanza previsto, peraltro anche in parte paradossale, perché noi vediamo che a livello di singola nazione sta succedendo oramai da tempo di tutto e di più, con ribaltamenti di fronte, con il centro politico che evapora nel corso del tempo, con improvvise vittorie e altrettanto eclatanti debacle, sconfitte dopo pochi mesi di governo. E viceversa, tutto ciò a livello comunitario tutto sommato ha partorito il classico topolino. Dal punto di vista dei mercati finanziari, diciamo che siccome i mercati finanziari tradizionalmente sono abbastanza conservatori, anche se a volte essere troppo conservatori non va bene, il risultato può essere stato anche discretamente positivo. Però la verità è che, sembra banale dirlo, se questa Europa non incomincia a cambiare un po' più velocemente, e diciamo così, non incomincia a cambiare da un punto di vista
liberale, moderato, non da un punto di vista, diciamo così, completamente diverso, e prima o poi i problemi si aggraveranno. E i liberali moderati comunque rappresenteranno un po' l'ago della bilancia con questi risultati che si sono ottenuti? Sì, a livello europeo appunto non dovremmo assistere a sorprese, il Parlamento, la maggioranza è ancora a favore dell'Europa proprio per... Direi che, riprendendo anche quanto diceva ora Enrico e anche sulla sua domanda, si sono indeboliti i partiti tradizionali, la lettura del Novecento, e si affermano istanze periferiche, l'identità, la sicurezza o l'ambientalismo, il successo dei Verdi. Sì, non c'è una linea univoca. C'è questo mescolamento. Io credo che però i mercati finanziari quello che patiranno è la maggiore volatilità. In un ambiente, quindi noi dovremmo fare i conti sulla restante parte dell'anno con un ambiente con rendimenti, con l'attesa di rendimenti più contenuta, ma con una maggiore, con più frequenti episodi di volatilità. Quindi una volatilità che tra le altre magari anche il cambio dei vertici nelle istituzioni europee, non so che conseguenze potrebbe avere su questa volatilità dei mercati. Beh, diciamo che ovviamente a questo punto tutti i vertici delle diverse istituzioni europee cambiano, cambiano sia quelli eletti, sia quelli relativi alla comunità europea, alla Commissione europea, sia quelli intergovernativi. Ricordiamoci che l'Europa, diciamo dal Trattato di Lisbona in poi, cioè, opera della Merkel, tra virgolette, nel senso che è stata lei quella che ha spinto, quindi dal 2007 in poi è diventata un qualcosa che sempre meno ha avuto caratteristiche di democrazia partecipativa, ma è diventato un mondo dove comanda il fatto i governi centrali, i governi nazionali, cioè c'è stata tutta una serie di istituzioni che sono state create, che non esistevano nel trattato iniziale, quello di Maastricht, e che l'Ecofin, l'Eurogruppo, eccetera, eccetera, dove partecipano, diciamo, i singoli politici che comandano i singoli paesi. Questo negli ultimi 10 anni ha voluto dire che soprattutto l'impronta tedesca è stata determinante. Ora questo cambia. Bisogna vedere in che modo, nel senso che poi chi gioca, chi dà le carte più o meno sono sempre gli stessi paesi. Gli altri, quelli periferici, sono in una condizione che, dove si sono messi, diciamo così, anche con responsabilità, sono in una condizione nella quale conteranno di meno, a partire dall'Italia evidentemente. Quindi cambierà tutto, ma vediamo se poi cambierà effettivamente qualcosa. L'altra cosa importante da dire è che cambierà soprattutto il governatore della Banca Centrale Europea, non sarà più Mario Draghi, bisognerà vedere chi sarà, e questo è un aspetto estremamente importante per i mercati. Perché poi certo questa è una figura centrale per quanto riguarda la determinazione della politica monetaria e quindi anche dell'andamento dei mercati finanziari. È così, tra Presidente di Commissione, Presidente del Parlamento e Presidente della Banca Centrale Europea, i mercati finanziari guardano soprattutto a questa ultima. Io direi, non so se vado controcorrente, io direi che l'Europa si presenta economicamente più debole e più fragile rispetto al 2011, quando abbiamo avuto la crisi del debito sovrano, perché non dimentichiamo che se l'euro è sopravvissuto, se l'unione monetaria è sopravvissuta grazie all'intervento di Draghi dal 26 luglio 2012, il whatever it takes, qualunque cosa serva la faremo e credetemi sarà sufficiente, però quell'intervento fu dovuto al fatto che oltre alla crisi economica c'era la deflazione. Cioè Draghi è intervenuto all'interno del mandato, come BCE, e ha avuto la maggioranza in consiglio perché c'era un aspetto finanziario sul quale la Banca Centrale Europea è titolata a intervenire. Oggi le cose sono per fortuna molto cambiate, non siamo in deflazione. Nel caso di una nuova crisi abbiamo una banca centrale, di una nuova fase recessiva, abbiamo una banca centrale con le munizioni scariche, perché i tassi sono al pavimento, il bilancio è tirato, ma dall'altra parte anche la possibilità di intervenire con il QE, ad esempio, è minore, proprio perché non ci sono estremi. Abbiamo una metà
che funziona nell'Europa, nel motore europeo, una metà che funziona è quella della politica monetaria, ma in questo momento messa in condizioni di non essere altrettanto efficace, abbiamo l'altra metà, quella delle politiche economiche, a cui lei faceva riferimento, che invece è afona, che è emiplegica, che non è un organismo emiplegico, che ne funziona la metà ma non l'altra metà. Io credo che questo sia un elemento di debolezza che merita la riflessione degli analisti. E poi possiamo dire che vedendo l'andamento economico europeo e quindi finanziario di conseguenza, non è un andamento così brillante, anzi è abbastanza contenuto. Il cefalogramma quasi piatto, potremmo dire. Ma il fatto che l'Europa, diciamo, l'Unione Europea è fatta di 28 o 27 paesi, non sappiamo bene ancora sì. quale numero finirà per essere, perché c'è anche ancora il Regno Unito. E l'Unione Monetaria è fatta di 18 paesi, quindi le situazioni sono abbastanza articolate, no? E certamente rispetto a quello che diceva Carlo prima, va notato che Draghi è intervenuto nel 2012 anche e soprattutto per fermare una drammatica frammentazione dei sistemi finanziari, per cui quelli della periferia perdevano sangue a favore del centro perché c'è un deflusso enorme di risorse finanziarie e soprattutto i sistemi finanziari della periferia non venivano finanziati. Quindi questo per fortuna è stato superato. Potrei aggiungere anche per il momento, però facciamo gli ottimisti e diciamo che è stato superato, però adesso ci troviamo di fronte a una situazione, diciamo così, diversa. Allora, per l'Italia ovviamente la situazione è oggettivamente peggiore rispetto a quella del 2011-2012, non tanto per l'altezza dei tassi di interesse, ma quanto perché in termini relativi, se vediamo anche il confronto con la Grecia, tassi che rendono i bond greci, tassi che rendono rispetto a quelli italiani, capiamo, ma anche il confronto con la Spagna e il Portogallo, lì i tassi di 10 anni viaggiano ben sotto l'1%, da noi sono ovviamente al 2,7 eccetera eccetera. Quindi in termini relativi, diciamo, il malato dell'Europa è più oggi l'Italia di quanto non fosse nel 2011-2012, dove noi invece eravamo stati coinvolti, diciamo così, in una situazione più globale. Però la politica monetaria è di fronte a sfide diverse, più complesse effettivamente, nel senso che prosegue una fase economica che a livello globale non è particolarmente brillante, che continua a essere decisamente migliore negli Stati Uniti, dove di fatto l'Europa, se non tira il commercio internazionale, quindi se non tira il modello tedesco, ha delle grosse difficoltà. Cosa possiamo dire di positivo, visto che fino adesso le abbiamo dette solo negative? Quello che possiamo dire è che, di fatto, la domanda interna nei paesi europei, Germania, Francia, soprattutto in Germania, è stata decisamente più brillante negli ultimi anni. Perché? Perché i salari crescono un po' di più di quanto non facessero in precedenza e, tutto sommato, diciamo, la situazione fiscale tedesca è stata messa così a posto che loro si possono anche permettere a questo punto di far tirare un po' di più la domanda interna. La Germania ha avuto dei problemi negli ultimi 6 mesi invece a livello internazionale come export e così via. Abbiamo visto che l'Italia, in una situazione dove la domanda interna purtroppo difficilmente può tirare, invece continua bene o male ad andare decentemente bene la domanda estera, però se la domanda estera poi rallenta perché ci sono le guerre commerciali fra Stati Uniti e Cina e compagnia bella, noi abbiamo sicuramente dei problemi molto più significativi rispetto alla Germania. Però chioserei dicendo che tutto ciò a livello di mercati finanziari secondo me conta relativamente poco, perché le cose che contano sono altre. Quindi vediamo le cose che contano, perché l'Europa è inserita nel contesto internazionale, dove adesso sta facendo, sta prendendo l'iniziativa, la stanno prendendo gli Stati Uniti, cioè stanno un po' determinando tutto il modo, le reazioni che ci sono tra i vari paesi e anche le politiche commerciali, insomma, con questa guerra commerciale che hanno intrapreso con la Cina, poi col fatto di voler fare degli accordi tra stati, quindi limitare il commercio a questi accordi, questo sta un po' sconvolgendo e soprattutto sta creando dell'incertezza sui mercati finanziari. È così, anche se secondo me forse i mercati finanziari sono un po' troppo compiacenti o forse
confidano troppo sulla Federal Reserve. Questa è una mia. Io penso che la Powell put, cioè il fatto che la Fed entri a sostegno dei mercati, abbia uno strike, abbia un prezzo di esercizio molto al di sotto dell'attuale livello di mercato. Questa comunque come considerazione generale per quanto riguarda i mercati. Sulle sue osservazioni, riprendendo anche quanto diceva Enrico, io direi che noi stiamo assistendo allo spostamento del baricentro geopolitico dall'Atlantico al Pacifico. E se siamo d'accordo che la Terra è tonda, siamo d'accordo, vero? Perché anche questa non è più una certezza, non la possiamo darlo più per scontato. Ma se noi pensiamo alla Terra tonda e ci togliamo dal condizionamento di Europa centrici, le cartine alle quali siamo abituati di mercatore, gli Stati Uniti stanno a est, e cioè il Pacifico al centro, a est gli Stati Uniti, a ovest la Cina, l'Europa diventa periferia del mondo, si sta condannando all'irrilevanza, perché nel Pacifico si sta concentrando e continuerà nei prossimi anni a concentrarsi la maggioranza della popolazione mondiale e la creazione del PIL. Quindi venendo anche alle scelte allocative, in questo caso i mercati emergenti diventano una scelta di lungo termine, non più opportunistica. L'Europa, che guarda il proprio ombelico della Brexit o del ritorno alle valute nazionali, perde di vista il quadro globale, che vede gli Stati Uniti che vanno a discutere con la Cina i nuovi equilibri, discutere o comunque a competere con la Cina dei nuovi equilibri. Il punto di forza, che lo ricordava adesso Enrico, il punto di forza dell'Europa, cioè la capacità esportatrice, diventa un punto di debolezza nel momento in cui le guerre commerciali comprimono e diminuiscono la quota del commercio globale e noi paghiamo dazio più di altri. Le domande interne sono ancora deboli per offsettare, per controbilanciare la perdita di quote nel commercio internazionale. Questo è un elemento di vulnerabilità del vecchio continente. Beh, diciamo che l'Europa comunque non parte da una situazione unitaria, possiamo dire così, per cui anche nel fatto di organizzare delle politiche strategiche, di investimenti a livello europeo ha abbastanza difficoltà, insomma, non è così veloce e immediata come possono essere gli Stati Uniti o addirittura la Cina, che lì si parla. Cioè quello che si dice immediatamente. Certamente in Europa ci sono 28, tra virgolette, democrazie, più o meno democrazie, e non è facile tenerle insieme. Ecco, una visione un po' non convenzionale, peraltro dovrebbe ricordare, io sono assolutamente un europeista e sono assolutamente favorevole all'euro, però diciamo per salvare l'euro abbiamo un po' sacrificato, diciamo così, la democrazia in Europa, perché se si ricordasse bene quello che è successo nel 2011 in Spagna, in Grecia, in Italia, eccetera, eccetera, e poi quello che è successo ancora nel 2015 in Grecia, dove lì c'è stato anche un referendum in una certa direzione, noi capiamo che tutta questa cosa, no, alla fine ha alimentato un po' le vele di questi populismi, anche se, diciamocelo, le ha alimentate fino a un certo punto, perché poi queste robe bisognerebbe anche essere in grado di capirle e di spiegarle. Forse gli europeisti europei le hanno spiegate troppo poco. Tutto ciò, comunque, per conto mio, sui mercati finanziari ha una rilevanza per il momento, diciamo così, se non c'è una crisi sistemica di un qualche tipo, una rilevanza abbastanza modesta. I mercati finanziari seguono da quando io ero molto giovane, quindi da una vita, seguono quello che succede negli Stati Uniti. Sono sempre stati il mercato leader e la mia regola abbastanza banale continua a essere: nei momenti di ribasso Wall Street perde l'1%, il DAX, l'indice tedesco il 2%, il MIB, quello italiano, il 3%. Quando i mercati salgono, purtroppo l'equivalenza non è la stessa. Questo è per tutta una serie di motivi. Quindi di fatto i mercati europei, uno può discettare che siano meno cari, quindi diciamo così più attrattivi dal punto di vista del valore fondamentale, che siano più interessanti, eccetera, eccetera. Però la verità è che le aziende quotate in Europa sui mercati europei hanno espresso negli ultimi lustri
senza andare troppo lontani, nel complesso dei tassi di crescita degli utili nettamente inferiori a quelli del mercato americano, anche perché la composizione settoriale è clamorosamente diversa, cioè di là domina il settore tecnologico e dominano i settori più innovativi, quindi a crescita più alta. Da noi prevalgono settori di altra natura. Ecco, per esempio, l'indice italiano, tipicamente, che 10 anni fa aveva il 30% di peso di capitalizzazione di banche, che nel frattempo si sono spappolate, ovviamente non poteva andare benissimo in questo periodo. Ecco, il futuro io credo che sarà per il momento abbastanza simile al recente passato. Quindi, quando Wall Street starnuta avremo problemi anche noi. Se Wall Street continuerà ad andare bene o decentemente, certo Wall Street è soggetto adesso agli umori di Trump, ai tweet di Trump e compagnia bella, però insomma, il trend per il momento rimane discreto. Quindi se dovessimo parlare di rischi, opportunità e di prossime sfide, cosa possiamo dire? Come rischi io vedo il comportamento della Federal Reserve, quello che farà nello stretto sentiero tra il garantire la stabilità, ma dall'altra non subire, mantenere l'indipendenza e non subire le pressioni forti da parte della Casa Bianca. Sarà un anno elettorale, quindi aspettiamoci questo tipo di pressioni che incrementi. La stabilizzazione dell'economia portata in Cina, le misure espansive, le fiscali, monetarie hanno funzionato. Quindi queste sono le variabili da tenere d'occhio, ovviamente l'incertezza politica alla quale abbiamo dedicato la nostra conversazione. Le opportunità sono, anche in quanto dicevo prima, lo spostamento dell'asse del baricentro geopolitico verso il Pacifico, lì ci fa intravedere opportunità di lungo termine, perché c'è una popolazione con l'età media giovane, noi siamo un nord, i paesi avanzati vecchi, seduti su una ricchezza storica, però anziani, e lì c'è una ricchezza giovane di una popolazione mediamente giovane, che sta emulando le abitudini di consumo occidentali, quindi ad esempio il tema del lusso, il tema della salute, noi investiamo molto come Occidente nella ricerca farmaceutica, nella biomedica. In Asia, nei paesi emergenti, Cina, India, Filippine, investono in sistemi sanitari, nel attrezzarsi di sistemi sanitari, in un altro tema di investimento di lungo termine. Le opportunità sono nel guardare oltre la siepe. Qualche giorno fa hanno celebrato i ragazzi delle scuole, hanno celebrato il 28 maggio la giornata, i 200 anni della composizione della poesia di Leopardi, l'infinito. Ecco, dovremmo imparare anche noi, come il poeta che immaginava i silenzi e la profondissima vita di là dalla siepe, non guardare il corto periodo, non focalizzarci sulla siepe, guardare oltre, investire nel lungo termine, nelle opportunità, nei trend pluriennali, come ad esempio la crescita dei mercati emergenti, con tutti i temi che a cascata per gli rami discendono. Però magari anche investire di più in tecnologia, in innovazione, l'offerta che già possiamo avere in termini di salute, di welfare, però appunto dal punto di vista invece industriale. Io direi che Carlo ha perfettamente ragione, le opportunità stanno tutte, diciamo così, a livello tematico / settoriale. Coglierle non è facilissimo, perché se è relativamente facile individuare un po' di temi, voglio dire, che sono sicuramente in prospettiva futura interessanti, poi è più complicato capire se questi temi sono già sopravvalutati, scontati, eccetera, eccetera. Noi abbiamo, al di là del tema della tecnologia, abbiamo un tema sicuramente di infrastrutture che stanno crescendo molto anche nell'ambito dei mercati private, cioè nel private equity, oltre che nei mercati pubblici. Abbiamo temi della terza età, eccetera, eccetera, abbiamo una serie di temi oramai da tempo noti, abbiamo il tema, diciamo così, del green, no? Quindi di tutto quello che è la tecnologia, che diventerà sempre più importante per mantenere in piedi questo pianeta. Questi sono temi di medio e lungo termine, naturalmente per seguire questi temi il risparmiatore deve per forza indirizzarsi verso degli esperti, gestori che abbiano dei prodotti adeguati. E purtroppo dal punto di vista macroeconomico la cosa è un po' più complessa. Ecco, io più che della Fed, ecco, per differenziarmi su un aspetto, più che della Fed sarei preoccupato, diciamo così, dei comportamenti dell'amministrazione statunitense. Allora, se
Qua è abbastanza chiaro che l'obiettivo di Trump è quello di essere eletto nel 2020. Lui farà di tutto per essere eletto. Per essere eletto, ovviamente, si sta gestendo il trade a livello globale in un certo modo, discutibile finché si vuole, però può anche darsi che ottenga risultati auspicati, e però nello stesso tempo non deve succedere qualcosa di storto a Wall Street. Ecco, questo è il motivo del mio ottimismo di fondo, perché secondo me, se non succederà, cioè starà bene attento a non esagerare, diciamo, con questa guerra commerciale, cioè arriverà fino al punto in cui non succede qualcosa di brutto ai mercati americani. Quello non se lo può permettere da qui al 2020. E allora, quindi, se noi abbiamo davanti uno scenario relativamente, non dico tranquillo, però non così preoccupante come tanti dicono, anche perché siamo abbastanza convinti che gli storni necessari poi alla fine vengano sempre compensati o dalla Fed o da qualche tweet, diciamo qualche movimento politico che cerca di evitarlo, allora gli Stati Uniti continueranno ad andare decentemente. A quel punto l'Europa più o meno andrà al traino, a meno che non succeda qualche cosa di particolare. Va bene, speriamo che tutto vada per il meglio. Bene, esatto. Siamo arrivati al termine della nostra puntata. Saluto e ringrazio Enrico Ascari, presidente di Quantixim, e Carlo Benetti, market strategist di GAM Italia, e arrivederci a tutti alla prossima puntata di Asset Management qui sulle Fonti TV.